Salsicce friarielli, ma che delizia! Facciamole insieme, iniziamo! E allora, per quattro persone ci occorreranno 1 chilo di friarielli, 4-5 salsicce di maiale, un peperoncino, un paio di spicchi d'aglio, abbondante olio extravergine d'oliva ed il sale. E allora, per prima cosa mettiamo abbondante olio extravergine di oliva in un tegame. Inutile discutere, i friarielli devono navigare nell'olio. Forse ne ho messo pure poco. Mentre l'olio si riscalda, sbucciamo gli spicchietti d'aglio. Li mettiamo nel tegame e li facciamo dorare in modo da far insaporire per bene l'olio. Quando l'aglio avrà fatto il suo lavoro, vedete, è bello dorato ma non bruciato, lo togliamo, mettiamo le salsicce e le facciamo cuocere per una quindicina di minuti a fiamma medio-bassa. Mentre le salsicce cuociono, puliamo i friarielli. Mi chiedete spesso qual è la differenza tra cime di rapa e friarielli. I friarielli e le cime di rapa vengono praticamente dalla stessa famiglia, le crucifere, e praticamente variano soltanto perché le cime di rapa, che comprendono seli, fiori e foglie, sono più spessi, vedete? Gli steli sono più spessi rispetto ai friarielli ed hanno anche i fiori. Pulite le cimette. Le sciacquo sotto acqua corrente e poi le faccio sgocciolare bene bene, pressandole pure un po'. Ora taglio il peperoncino, lo metto nel tegame, ovviamente se preferite potete non metterlo, eh. E poi aggiungo i friarielli. Vedete la fiamma bassa, se no scoppia tutto. Regolo di sale e senza coprire, altrimenti si fanno neri. Faccio cuocere a fiamma bassa per 10-15 minuti. Perfetto. Adesso non ci resta che spegnere e andare ad assaggiare. Sapete ora che facciamo? Guardate qua. Guardate qua. Mamma mia, fate questa delizia e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.